Amici di Italica, come va? Se siete già studenti di Italica, se fate uno dei nostri corsi, l'italiano essenziale e l'italiano avanzato, conoscete già questo ragazzo che si presenta ora. Saluti, mi nanta Vinicio, del Zosardo. Grazie a Bomessina Obiciocco, del 40 anni, e de 8 anni del Bivu Noi. Zo benio in noi in su mese lampara za de 2010 e zo arribau casualmente e mo zo no in Brasile zo studiando su universitari e zo studiando cose che questionano de italiano non de sardo come ti mo zo questionando su sardo gesinde sei zacatauso no. Tu mi comprendi, Dario? Mi comprendi? Un po' ti comprendi. Un po' ti comprendi. Ecco, io stavo parlando sardo, anche Darius mi ha capito un po'. Qualcosina sì, ma anche perché conosco già la tua storia. Quindi ecco, il sardo è la mia lingua materna, io la considero lingua materna perché il sardo è la lingua dei sardi, anche se molti sardi non la parlano più, per diverse ragioni storiche e linguistiche, di politica linguistica, ma il sardo è una lingua importante e quindi per questo ho deciso di iniziare la mia presentazione parlando in sardo. Mi ripresento, mi chiamo Vinicio Corrias, sono sardo, io sono in Brasile, sono nato in Sardegna, sono venuto in Brasile circa 8 anni fa. Studio all'università da diversi anni e oggi sto quasi terminando il dottorato in cui lavoro e tratto di temi di insegnamento dell'italiano, insegnamento della lingua italiana, in particolare dell'italiano come lingua ereditaria, cioè l'italiano delle seconde, terze, quarte e così via, generazioni di immigrati. Che è il caso di molti dei nostri seguaci. E questa bandiera, Vinicio, questa è la bandiera della Sardegna, no? Sì, questa è la bandiera. La trovo molto particolare, questi quattro personaggi, chi sono? Quattro mori sono un simbolo della Sardegna, tant'è vero che se voi venite a casa mia io ho magliette, ho zaino, ho portachiavi, ho la bandiera, la tengo conservata perché non voglio rovinarla, ma insomma questa bandiera, come ho detto, è un simbolo della Sardegna, i sardi ne vanno orgogliosi. Ci sono tante ipotesi, la più accreditata, una delle più accreditate oggi, dice che queste persone che hanno una benda agli occhi sono quattro re mori africani, nordafricani, che durante una ribellione contro gli spagnoli, che hanno governato oltre che il Nord Africa anche la Sardegna, durante una ribellione di questi mori, i re spagnoli hanno represso questa ribellione nel sangue, hanno decapitato i mori e li hanno messi nella bandiera sarda, come a dire: attenzione, perché se voi vi ribellate come hanno fatto queste persone potreste fare la stessa fine. Ecco, questa è una delle ipotesi per cui uno diceva una cosa un po' strana. Sta di fatto che oggi è diventata un simbolo, per cui non so perché, se per uno spirito identitario derivato anche dal fatto che la Sardegna è un'isola, essere un'isola, insomma, c'è poco da dire, rappresenta una particolarità in tutte le grandi isole. Per questo motivo la Sardegna, se voi andate a un concerto a Roma, per esempio il 1° maggio, il famoso concerto per la festa del lavoro, voi vedrete sventolare la bandiera sarda ed è una cosa che le altre regioni italiane non fanno. È raro, io non ho mai visto la bandiera campana, quella siciliana è abbastanza famosa, però le altre bandiere, tant'è vero che io non le conosco, mentre se voi chiedete a un italiano, cioè a un continentale, come noi sardi chiamiamo l'italiano, se voi gli chiedete conosci la bandiera sarda,
la conoscono. Ci sono buone probabilità che queste persone la conoscano, perché realmente le persone se la portano sempre dietro. Per dire, gli italiani che io conosco qua a San Paolo non hanno lo zaino come ce l'ho io con la bandiera sarda, o non hanno il portachiavi, non lo so, qualcuno ce l'avrà, però ecco, per un sardo sembra essere una cosa particolarmente importante i colori della Sardegna, anche ecco perché poi se li lì sono anche i colori del Cagliari, che è la squadra di calcio della regione Sardegna. E prima che Darius mi faccia la classica domanda che tutti i brasiliani che sono appassionatissimi di calcio fanno a uno straniero, perlomeno a me la fanno spesso, mi chiedono: Vinicio, ma in Brasile che squadra tifi? Perché va bene il Cagliari, però tu ormai abiti qua da tanto tempo. Avrai già una squadra brasiliana, no? Io dico, ragazzi, ma la squadra del cuore, io ho un cuore, quindi ho una squadra, quindi mi dispiace, ma la squadra rimane il Cagliari. È sempre quella, bravo, sì. Bravo. Senti, allora, la Sardegna è un'isola ed è anche una regione italiana, una regione a statuto speciale. Sì, la Sardegna è una regione a statuto speciale, cioè, una regione autonoma. Cos'è una regione a statuto speciale, se ce lo puoi spiegare? Sì, anche se molti sardi dicono che è la Sardinia non est Italia, quindi rivendicano una sorta di autonomia, no? Però la Sardegna è una regione autonoma, una regione a statuto speciale, quindi autonoma insieme ad altre quattro regioni italiane. Quindi abbiamo la Sardegna, ma abbiamo anche la Valle d'Aosta, abbiamo il Trentino Alto Adige, abbiamo il Friuli Venezia Giulia, abbiamo la Sicilia, sono regioni autonome, cioè godono di una maggiore autonomia a livello, ecco, legislativo, a livello in varie aree. Per citarti una delle cose in cui si concretizza questa autonomia particolare, la Sardegna può tenere nelle proprie casse una percentuale maggiore di tasse che riscuote dai propri cittadini. Se volete saperne di più, lasciate un messaggio sotto questo video e inviteremo un'altra volta Vinicio, che ci racconterà più curiosità sulla Sardegna. Oppure andate in Sardegna direttamente. Sì. Una bella idea. Bene, dai, alla prossima allora. Ciao.